Libro dell'Esodo, capitolo 33. Il Signore disse a Mosè: va, sali di qui, tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittiti, i Ferizzei, gli Ivei e i Gebusei. Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Quando il popolo udì queste dure parole fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. Infatti il Signore aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele, voi siete un popolo dal collo duro, se io salissi per un momento solo in mezzo a te ti consumerei. Ora dunque togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare. E i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Horeb in poi. Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dall'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno, che era fuori dall'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè, finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava nell'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Mosè disse al Signore: vedi tu, mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: io ti conosco personalmente, e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qua. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato agli occhi tuoi grazia se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere.